Membri della CNA e finanzieri della provincia di Pesaro e Urbino sono i protagonisti del Donor Day organizzato dall'Avis di Fano al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce. Dunque un'altra giornata caratterizzata dallo spirito di servizio e di solidarietà, perché donare sangue significa donare speranza e donare vita. Spesso al centro trasfusionale di Fano, però oggi in un'altra veste, perché c'è questa importante collaborazione anche con la CNA di Fano. Sì, ho voluto fortemente questa collaborazione con l'Avis per poter fare in modo che anche gli artigiani capissero l'importanza della donazione del sangue. E questo me l'ha dato, questo input me l'ha dato una volta il professor Franco Mandelli, che ho conosciuto nelle quinte delle reti Fininvest, e ho parlato con lui, che era un grande ematologo, mi ha fatto capire qual era veramente l'importanza di donare il sangue, perché come lui diceva sempre negli spot televisivi, che il sangue non si può fabbricare, non si può fare chimicamente, bisogna solamente donarlo. Oltretutto è anche un dono d'amore verso il prossimo. In quanti siete questa mattina? Questa mattina siamo 5 donatori della CNA. Un bel risultato e una collaborazione appunto per cercare di, perché no, salvare la vita altrui. Certo, grazie a tutti. Fausto, ti vediamo con il libretto dell'Avis in mano, quindi anche tu hai deciso di donare sangue. Oggi la tua prima donazione, quali sono le emozioni che senti, che provi? Oggi la mia prima donazione, sono molto emozionato, è come il primo giorno di scuola, quindi c'è un atto importante che sto facendo per me, per la mia salute, ma soprattutto per la società, per dare un esempio che anche a 58 anni, la mia età, si può donare sangue, si può capire che in passato per tanti motivi non l'ho fatto, adesso ho deciso di donare sangue. Ma soprattutto come responsabile della CNA di Fano, insieme al presidente Daniele Gaudenzi, abbiamo deciso di fare una campagna assieme all'Avis perché gli imprenditori, ma soprattutto i giovani artigiani, entrano a collaborare con questo bellissimo mondo che è l'Avis per donare il sangue. Quindi è un progetto CNA verso il sociale. Avete deciso di dare innanzitutto il buon esempio, ma che cosa ti ha spinto in particolare a prendere questa scelta? Prima di tutto, io da poco sono nonno, quindi è di dare verso gli altri. Diciamo, ci sono delle età in cui capisci l'importanza di dare verso gli altri, ma anche e soprattutto anche dal presidente Daniele Gaudenzi, che ha voluto fortemente questa iniziativa, a cui io ci ho sempre creduto, e quindi spinto da tanti fattori di dare il sangue, ma soprattutto di dare verso gli altri. Sei il risultato idoneo dunque, ed oggi, come dicevamo, potrai donare, quindi aspettiamo la chiamata delle dottoresse. Aspettiamo la chiamata delle dottoresse con molta attenzione e con molta, vedi, sto un po' emozionato. Grazie. Ci rivediamo dopo, grazie. Grazie. Presidente, un onore poterla intervistare, anche lei è presente al centro trasfusionale di Fano, un grande esempio anche da parte sua, perché non solo è presidente provinciale dell'Avis, ma è stato anche un donatore. Ah beh, sicuramente ho cominciato nel 1975, poi come tanti altri donatori, c'è un termine, o per salute o per motivi di età, poi si smette, però insomma una lunga carriera anche la mia, sì. Ecco, quando e come si è avvicinato a questo mondo? Era giovane? Sì, ero giovane, ma così è stato proprio un momento di sensibilità di fronte al problema. Eravamo due amici, ci siamo convinti che era un gesto che avremmo potuto fare. Ci abbiamo messo un po' di tempo prima di arrivare a farlo, però insomma poi siamo arrivati. Come succede, ad esempio, vedo oggi
di moltissimi giovani, si parla tanto dei giovani con, criticando un po' anche alcune, invece la gioventù secondo me è molto più sensibile di quello che si può pensare e vedo che moltissimi, soprattutto in certi territori, si avvicinano con facilità addirittura a 18 anni, insomma. Da donatore a presidente, per cui tanti anni, come diceva anche lei, nel mondo dell'Avis e tanti anni di promozione. Sì, indubbiamente la promozione è la nostra prima attività, anche in questo momento che, diciamo, in cui si parla molto spesso che siamo vicini all'autosufficienza, in certi momenti siamo autosufficienti, però ci sono tanti periodi di criticità e quindi per noi aumentare il numero dei donatori è essenziale. Fra l'altro, guardando un attimo in avanti, la popolazione si invecchia, quindi noi dobbiamo allargare la base il più possibile, non possiamo rimanere sulle percentuali attuali, dobbiamo far crescere il numero dei donatori che ad esempio nella nostra provincia l'anno scorso purtroppo complessivamente non è cresciuto, nel senso abbiamo avuto 1200 donatori in più, però per motivi di salute, per motivi di età, per altri motivi ne abbiamo persi 1200, quindi dobbiamo trovare il modo di crescere. Queste iniziative come quella di oggi sicuramente lo sono, così come ne vengono fatte ovviamente tante in tutti i campi, in tutti i settori. Io dico sempre, il problema sangue non è un problema di Avis, è un problema della collettività tutta. Se tutti quanti proviamo a metterci in questo ordine di idee, probabilmente i risultati arriveranno. Gianni, oltre ai tanti tramezzini, una bella crostata che vediamo oggi qua, ai donatori viene data come sempre questo buono colazione. Oggi dove potranno recarsi? Allora, buongiorno, ciao Simona. I nostri donatori hanno sempre la possibilità di fare colazione fornita dall'Avis. Oggi, in questo mese, perché ogni mese cambiano naturalmente, questo mese è o al Bonbon oppure l'altro caffè di Guerrino. Quindi loro, dopo la donazione, oppure durante il mese, perché il buono è valido per tutto il mese in corso, possono recarsi in questi bar, in questi locali e fare una colazione. E sono tanti, no? Che poi a rotazione offrono la colazione ai donatori durante tutto l'anno. Esatto, ogni mese cambia naturalmente uno o due locali che si prestano a fare questo servizio. Il tuo compito questa mattina è quello di accogliere un po' tutti i donatori e devo dire che c'è anche una lunga lista delle prenotazioni, quindi una bella soddisfazione. Esatto, beh, come sempre è sempre una grande gioia essere qui a accogliere i donatori, che sono sempre tanti. Comunque oggi è particolarmente impegnativo perché abbiamo la CNA e abbiamo anche la Finanza che vengono a donare, oltre naturalmente ai donatori che si prenotano, che si iscrivono, aspiranti donatori, anche oggi due sono già arrivati, quindi poi oggi non dimentichiamo che il Donor Day, cioè una delle giornate, in genere due, tre giornate intere di donazione al mese, e quindi oggi mattino e pomeriggio ci sono le donazioni. E anche voi poi tra i vari volontari vi alternerete? Esattamente, siamo una quarantina di volontari e ci alterniamo ogni giorno e anche nel Donor Day al mattino, al pomeriggio a fare questo servizio. Questo non è un servizio ma è un divertimento naturalmente. Buon proseguimento. Grazie a te, arrivederci. Dottoressa, un'altra grande e importante giornata qui all'Avis, al centro trasfusionale, vediamo in primo piano non solo la CNA ma anche le forze dell'ordine.
Sì, oggi è una giornata istituzionale, oserei dire. Secondo me quando le istituzioni incontrano i cittadini è sempre un momento di grande civiltà, di educazione civica, forse un termine che oggi non è, anche nelle scuole, molto promulgato. Soprattutto quando questo incontro avviene su un fine o per un fine solidaristico, umanitario, qual è quello della donazione. Al di là di un'ironia che possiamo fare tra controllori e controllati, ci fa capire come, insomma, siamo tutti piccoli pezzi di un puzzle che possiamo concorrere a realizzare questo obiettivo che diventa sempre fondamentale dell'autosufficienza regionale ma nazionale in generale. E quindi benvengano tutti questi incontri, è anche un belvedere di tutti questi ufficiali in divisa, noi con le nostre, loro con le loro, e i donatori con anche le divise dell'Avis. Insomma, sono degli incontri secondo me sempre molto importanti. Fa cultura, fa informazione e apre il mondo della donazione a contesti sempre nuovi, a gruppi sempre nuovi dove magari ci si incoraggia a vicenda, quindi benvengano queste iniziative che insomma danno dei risultati sempre molto incoraggianti, ma non solo in termini di raccolta ma anche in termini di nuovi donatori, di informazione e di entrare con la cultura della donazione in ogni contesto, in ogni campo, anche quello insomma delle istituzioni. Presidente, oggi anche lei è in lista per la donazione e la vediamo donare il plasma. Sì, oggi siamo in tanti a donare come tutti i giorni, in particolare questi bellissimi Donor Day, oggi caratterizzato dalla presenza della Guardia di Finanza sia in borghese e soprattutto in divisa e dalla CNA. Scherzando, siamo riusciti a mettere insieme come Avis controllori e controllati, perdonatemi, permettetemi la battuta. Quindi oggi tante donazioni, tante prime donazioni sia della CNA che della Guardia di Finanza. Devo ringraziare chi si è adoperato all'interno di questa bellissima forza armata, le famose, per me era un sogno da atleta, le famose fiamme gialle per noi atleti, e devo dire grazie veramente a tutti coloro che vogliono bene all'Avis e consentono ogni giorno di arricchire l'anima e il cuore di tante persone che hanno bisogno di noi. Tra i presenti oggi ci sono primi donatori, persone che sono venuti a fare la prova di idoneità, quindi l'Avis continua ad accogliere nuove persone. Sì, siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori e di nuove donatrici, proprio perché siamo spesso in emergenza e questa parola, la ripetiamo, non deve mai e più esistere. Quindi benvenuti tanti nuovi aspiranti donatori, oggi sono state nuove donazioni, compreso il responsabile Fausto Baldarelli della CNA, tanti militari della Guardia di Finanza che sono venuti a fare la prova di idoneità, siamo in attesa del tenente per una bellissima testimonianza e quindi forza Fano, forza Fanesi, venite a donare, venite a capire quanto è bello dedicare il proprio tempo all'altrui, quindi al prossimo che ha tanto bisogno di noi. Fausto, dunque, com'è andata questa prima donazione? Un'esperienza molto emozionante, molto molto emozionante, devo dire non me l'aspettavo così, anche perché 20 anni fa, quando fu inaugurata l'Avis di San Costanzo, in quel periodo io ero sindaco, insieme al presidente provinciale, il mio caro Elmo Santini, costituimmo la prima sezione Avis di San Costanzo, feci domanda l'analisi per fare donare il sangue, quella volta non l'ho potuta donare e ridonarla dopo 20 anni è un'emozione forte, quindi mai quello che voglio dire, riprovarci sempre, una volta che ti dicono di no, però riprovaci, ed è un'emozione bellissima. Ci rivediamo fra 3 mesi. Ci rivediamo tra 3 mesi, grazie a tutti voi, grazie, grazie. Ciao. Andrea, anche tu oggi sei venuto per la tua prima donazione? Sì, esatto, prima donazione, così, coinvolto un po' da mia moglie, che così ha questa fobia per gli aghi, quindi forse proprio per vincere questa paura ha deciso di venire a donare per la prima volta.
Oggi hai fatto anche vari accertamenti, sei già stato dalla dottoressa? Sì, esatto, sì, che mi ha fatto un questionario, mi ha fatto delle domande, così ha voluto un po' sapere di me. Potrai donare oggi oppure... Oggi purtroppo non posso donare perché, come sentite, sono un po' raffreddato e quindi così gli esami verrebbero un po' sballati, quindi abbiamo deciso di rimandare la prossima settimana. Ho visto che c'è anche tua moglie, lei ha donato? E lei ha donato, sì, ha fatto la prima donazione, ha fatto l'esame praticamente per l'idoneità. È andata bene, ha vinto questa paura degli altri. Oddio, con una lacrimuccia l'ha versata, ho visto. Però è andata bene. Ci rivediamo la prossima volta. D'accordo, grazie. Dottoressa, è terminata la stagione estiva, le emergenze di alcuni gruppi sanguigni ci sono ancora o sono rientrate? No, le emergenze sono rientrate, non c'è un particolare fabbisogno riguardo ai gruppi sanguigni, però l'invito è quello ovviamente di continuare a venire a donare per mantenere costante la scorta che abbiamo di sangue. In questo momento però, più che di sangue, di cui abbiamo sempre costantemente bisogno, c'è bisogno di plasma. Quindi invitiamo i donatori di plasma che sanno di avere l'idoneità al plasma, soprattutto le donne, perché è la categoria più idonea e più predisposta a venire a donare sangue, ad affluire al centro e a darci il contributo. Come sempre sapremo che avremo una bella risposta. Per fortuna ci sono oggi in sala d'attesa tanti uomini soprattutto che oggi vogliono provare a donare, quindi devono eseguire vari test e vari esami di idoneità. Siamo molto contenti, oggi abbiamo con noi anche le istituzioni e questo è un bellissimo esempio perché le istituzioni venendo qui oggi ci danno l'esempio e danno l'esempio a tutta la popolazione, speriamo che questo esempio venga colto e quindi siamo contenti anche di questo. Generosità, attenzione verso il prossimo e spirito di servizio, tutte caratteristiche che vi contraddistinguono anche oggi. Si tratta di una iniziativa importantissima che ha visto coinvolti numerosi appartenenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro. Un'iniziativa che nasce appunto dai valori che contraddistinguono la nostra istituzione, che è incontro al cittadino e soprattutto finalizzata all'aiuto dell'altro e delle persone che hanno bisogno. In quanti siete presenti questa mattina? Questa mattina siamo 5 donatori più 2 aspiranti donatori. In istituzioni che danno per prime l'esempio. Una dimensione di assoluto rilievo continua ad essere rappresentata dall'attività del corpo nel campo della donazione del sangue. Si tratta di un impegno morale ancor prima e un dovere civico fortemente sentito dai militari della Guardia di Finanza e dai loro familiari, i quali continuano a distinguersi per altruismo e profonda sensibilità umana nel voler dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità del sangue. Su tutto il territorio nazionale infatti sono state perfezionate numerose attività di collaborazione che vedono coinvolti ogni anno migliaia di militari donatori. Dottore, ai donatori viene consegnato anche questo questionario vitamina D e stile di vita. Di che cosa si tratta? È un questionario che nasce dall'esigenza di indagare lo stile di vita nei donatori in relazione alla vitamina D, perché la vitamina D è molto sensibile a quello che può essere lo stile di vita, quindi all'interno del questionario il donatore può trovare delle domande legate all'esposizione solare, che tipo di attività fisica fa, quello che mangia, ed è un servizio che vogliamo dare in più grazie anche insomma al laboratorio analisi, però quello che è importante è che a livello nazionale è uno dei primi che indaga questo aspetto e che dà la possibilità al donatore di poter effettuare questo ulteriore esame che di base non viene effettuato. Perché proprio la vitamina D? Allora, intanto la vitamina D è un proormone, c'è la vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Quello che è importante sottolineare è che c'è un enorme interesse adesso da parte
dell'OMS, della comunità medica, riviste scientifiche si scatenano proprio sulla vitamina D, perché in pratica ha delle capacità di modulare non solo lo stato dell'osso come tutti conoscono, quindi associano la vitamina D all'osteopenia o all'osteoporosi, ma la vitamina D ha un ruolo proprio anche sul sistema immunitario. Addirittura una carenza di vitamina D si associa a un aumento del rischio di diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, e addirittura negli studi, ma nella revisione degli studi in cui si indagano le cause del cancro, è stato visto addirittura che i soggetti che hanno una quantità di vitamina D alta hanno un ruolo di protezione, perché hanno un 40% di rischio di tumore in meno. Quindi indagare lo stato della vitamina D è indagare in maniera specifica lo stato di salute. E c'è anche un altro aspetto, perché non è solo un discorso di importanza della vitamina D, è un discorso anche proprio di carenza, perché ci sono dei comportamenti come l'esposizione alla luce, e quindi l'esposizione solare, che è ridotta, il fatto che mettiamo delle creme solari, e il cibo, perché le uova, alcuni pesci grassi come il salmone, eccetera, hanno della vitamina D. E poi anche lo stile di vita, perché lo stress, l'inquinamento, anche quelli sono degli interferenti nel diminuire la vitamina D. Quindi ecco perché ci si è voluti concentrare su questo. Sarà possibile anche nei prossimi mesi compilarlo al centro trasfusionale? Assolutamente sì, e una piccola cosa che spesso viene confusa. Io prima ho detto che la vitamina D viene sintetizzata a partire dall'esposizione solare, e questo è molto importante. E ho detto anche un'altra cosa: siamo meno esposti adesso al sole, quindi è come se io vi invitassi tutti a una scottatura. Questo è vero in parte, nel senso che paradossalmente una scottatura leggera, che non significa un'ora di sole, ma significa anche un quarto d'ora, 20 minuti di sole, in un orario che è quello non indicato dalla dermatologia per la prevenzione del melanoma, è quella in grado di sintetizzare la vitamina D, ma non è in grado di stimolare poi il melanoma. Quindi è una questione di tempistica. Anche per te oggi è stata la prima donazione. Che cosa ti ha spinto a venire qua al centro trasfusionale e appunto a decidere di donare? Ho donato principalmente perché volevo fare del bene, quindi è stata una scelta quasi obbligata. E niente, ringrazio principalmente Simone Pascucci, che è un grande amico di famiglia, quindi ringrazio molto lui che mi ha coinvolto in questa scelta, in questa prova, che comunque continuerò a fare negli anni, sperando di fare il più possibile, di poter donare, di poter essere ok anche con tutte le possibilità delle donazioni in generale. Speriamo. Ricordiamo anche che Simone è un altro donatore, insomma, che fa parte della grande famiglia dell'Avis di Fano. E com'è andata? Ma sinceramente pensavo peggio, ma è stato un gioco da ragazzi, quindi stai lì, attendi 5 minuti, neanche te ne accorgi e sei già in piedi, quindi pronto per mangiare esatto, tra mezzini e tutto quello che abbiamo qua in sala d'aspetto. Esattamente, quindi tutto a posto, e è stata una bella esperienza. Grazie a voi. Presidente, anche oggi una bella inquadratura di gruppo, è stato dato un grande esempio. Oggi un bellissimo esempio, devo ringraziare veramente il corpo della Guardia di Finanza che è venuta in modo corposo, in modo massiccio a questa bellissima giornata. Devo ringraziare il tenente, il nostro comandante di Fano, il tenente Luigi Leuzzi, devo ringraziare il comandante Rizzo provinciale, e devo dare un grande ringraziamento anche al nostro donatore Alberto Mancini, che ci ha aiutato veramente nel coordinare questa bellissima giornata di donazione della Guardia di Finanza. Quindi grazie ancora, grazie a questo bellissimo corpo che fa tanto nel nostro territorio e oggi ha fatto tanto per la salute dei nostri cittadini che hanno tanto bisogno di noi. Quindi venite tanti a donare, venite, quindi presto avremo
anche il tenente che si avvicinerà a questo bellissimo gesto. Stiamo cercando di convincerlo e chissà che oggi, dai prossimi giorni, riuscirà a fare questo bellissimo passo. Quindi grazie alle dottoresse, grazie Laura, grazie Roberta e grazie anche alle infermiere e grazie ai nostri volontari. E quindi forza di nuovo donatori, venite a donare, forza Fanese, abbiamo bisogno di voi.